Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona è dedicata all'interazione con le IA, intelligenze artificiali, di Perplexity e Gemini. Sono andato dai due modelli di linguaggio naturale ed ho chiesto loro la stessa identica cosa. Quando l'USAF rinnoverà i missili balistici intercontinentali Minuteman 3 e quando l'USAF sostituirà i vecchi bombardieri B-52? Dunque, vi anticipo la cosa, questa volta Perplexity ha dato un'ottima risposta. Sorprendentemente questa volta Perplexity ha risposto a tono, fornendo dati concreti attinenti alla verità in modo asciutto e senza discutere troppo, nemmeno andando a perdere tempo o comunque senza andare a espandere che cosa era successo in passato e quali erano stati i tentativi di USAF per sostituire i B-52 quanto i Minuteman 3. La risposta di Perplexity, per farla corta e breve, è corretta, diretta, chiara, univoca. Un breve componimento che risponde a tono alla domanda. L'aeronautica militare statunitense, USAF, ha in programma di rinnovare i suoi missili balistici intercontinentali, ICBM, Minuteman 3 e sostituire i vecchi bombardieri B-52 come parte dei suoi sforzi di modernizzazione. Rinnovo e sostituzione del Minuteman 3. Il Minuteman 3 è in servizio dal 1970 e ha subito vari programmi di estensione della vita utile per mantenerne la fattibilità. Il piano attuale è di continuare a far funzionare il Minuteman 3 fino alla metà degli anni 2030, con un nuovo ICBM, l'LGM-35 a Sentinel, che dovrebbe iniziare a essere schierato nel 2029. Il Sentinel sostituirà gradualmente il Minuteman 3, con una piena capacità operativa prevista per la metà degli anni 2030. Sostituzione del bombardiere B-52. Anche il B-52 Stratofortress, in servizio dagli anni 50, è programmato per essere sostituito. L'USAF sta sviluppando il B-21 Raider come bombardiere di nuova generazione, che dovrebbe integrare e alla fine sostituire i B-52. Si prevede che il B-21 entrerà in servizio a metà degli anni 2020, sebbene non siano state fornite informazioni dettagliate sulle tempistiche specifiche per la completa eliminazione del B-52. In sintesi, l'USAF sta lavorando attivamente alla modernizzazione delle sue capacità nucleari con il Sentinel ICBM destinato a sostituire il Minuteman 3 a partire dal 2029, mentre il B-21 Raider inizierà a sostituire il B-52 nei prossimi anni. Dunque, è atteso che il Boeing B-52, l'iconico bombardiere ad 8 motori di alta quota, che comparve nel film Il Dottor Sannamore, ecco, il B-52 sarà rimpiazzato dal B-51 Raider, un bombardiere in origine che avrebbe dovuto essere unmanned e robotico, probabilmente con guida inerziale a correzione GPS. Poi però tale decisione di USAF è stata rimossa, il B-21 Raider ha un proprio equipaggio di bordo, perché i vantaggi economici di avere un bombardiere unmanned e robotico sarebbero stati marginali rispetto a costruire un B-21 Raider con equipaggio. Prima dell'avvento del Northrop Grumman B-21 Raider, che è una versione più economica del famosissimo e super costosissimo bombardiere Northrop Grumman B-2 Spirit, che è presente in pochissimi esemplari in USAF dal 1997. Ecco, nel passato, prima del 1997, USAF ebbe a effettuare un altro tentativo per rimpiazzare i Boeing B-52 Stratofortress, che entrarono in servizio nel lontanissimo 1955.
primo tentativo di USAF di rimpiazzare i B-52 fu il bombardiere supersonico Rockwell B-1 Lancer, introdotto nel 1986, un velivolo quadrimotore supersonico con ali a geometria variabile. Il velivolo però non soddisfò le attese di USAF. La poderosa suite di guerra elettronica generava così tanta potenza da entrare in interferenza con i sistemi di guida in navigazione e anche con i radar di bordo, per cui la suite di guerra elettronica, invece che essere una difesa, era essenzialmente un enorme autogol che accecava tutta l'elettronica del B-1 Lancer. Quindi la suite di guerra elettronica del B-1 Lancer fu sempre tenuta spenta e totalmente inutilizzata. Si provò a risolvere la cosa abbassando la potenza delle missioni e riducendo lo spettro, ecco, ma non si ebbero risultati positivi. Per questa ragione il B-1 Lancer ebbe anche a subire pochissimi aggiornamenti, mentre i più vecchi B-52, anche a causa della loro maggiore lunghezza per la minore potenza delle missioni per la guerra elettronica, per lo più nella parte di coda, non ebbero mai i problemi del B-1 Lancer. Inoltre il B-1 Lancer poi furono tolte tutte le capacità nucleari in seguito al trattato START. Fu mantenuto in linea il B-52 con capacità nucleari perché erano aerei più performanti dei Tu-95 Bear sovietici ad elio, ma entrambi i bombardieri B-52 quanto i Tu-95 avevano un'enorme segnatura radar con alta radar cross section, rendendo la loro intercettazione facilissima per una difesa aerea che non fosse già stata annientata da un attacco di ICBM e di IRBM lanciati da sottomarini nucleari. Primo volo del Northrop Grumman B-21 Rider è del 2023, recentissimo. Saranno costruiti, pare, in massa e si prevede che gradualmente tali bombardieri andranno a sostituire i B-52. Forse anche i B-1 Lancer, a meno che i B-1 Lancer non siano riciclati da USAF come mitragliatrice aria-aria di missili AMRAAM a lunga gittata, ossia come una B-1 Lancer, come una piattaforma supersonica di lancio per missili aria-aria oltre il Behind Visual Range, oltre lo spazio visibile, contro sciami di caccia cinesi, dato che il B-1 Lancer, oltre che supersonico, ha anche una buona manovrabilità con ali a geometria variabile. Resta però il problema che i B-1 Lancer sono impossibilitati da appontare e decollare dal supercarrier, cosa che relegherebbe il B-1 Lancer dell'USAF come mitragliatrice volante di AMRAAM solo se il B-1 Lancer facesse perno da basi aeree nelle isole del Pacifico. Forse il B-21 Rider potrebbe anche sostituire i B-1 Spirit per ridurre le spese di manutenzione, tenendo in linea un unico velivolo per USAF, per cui avremo una standardizzazione della manutenzione ed un unico aereo per il ruolo di bombardiere strategico, che oggi tale dottrina avrebbe un senso solo come una terza ondata di attacco strategico, perché il bombardiere dovrebbe avere necessariamente capacità stealth con bassa traccia radar, bassa traccia termica, bassa traccia sonora, e dovrebbe essere appunto di terza ondata, cioè senza trovare una difesa aerea del nemico attiva, altrimenti sarebbero tutti abbattuti. Discorso a parte, è simile quello degli ICBM Minuteman 3, è simile in effetti a quelli dei B-52 Strato Fortress. Gli ICBM Minuteman 3 sono il terzo aggiornamento del vettore Minuteman, costruito nel 1962 Minuteman 1, poi aggiornato nel 1965 Minuteman 2 ed infine aggiornato nel 1970 per Minuteman 3. Minuteman 3 ha 14.000 km di gittata, porta testate nucleari W78 e con MIR con 3 o MIRV da 350 e W87.
di 350 kilotoni oppure una testata nucleare W87. Il network nucleare USA poggia sui Minuteman 3, ma uno studio dell'USAF ebbe a dimostrare che occorrevano solo 45 MIRV o MARV nucleari per disattivare il comando e controllo di tutti i Minuteman 3 posti nelle basi a terra e fisse, solitamente tutte nel centro degli Stati Uniti. Questo perché ogni sito di comando aveva sotto il proprio comando uno squadrone di 10 Minuteman 3. Quindi, una volta distrutti i 45 obiettivi fissi dei comandi di lancio, obiettivi facilmente spottabili da satellite ed altrettanto facilmente raggiungibili con un lancio di IRBM con MIRV o MARV da un SSBN, un sottomarino nucleare, che in meno di 15 minuti i suoi missili lanciati appunto dal sottomarino sarebbero andati a segno. Ecco, l'USAF sarebbe stata spossessata dal poter lanciare tutti i suoi 450 ICBM Minuteman 3, perché la distruzione delle basi e controllo di comando e controllo di lancio avrebbe reso inutilizzabile i 450 silos con gli ICBM Minuteman 3, che sarebbero rimasti inerti e fuori controllo, fermi nei propri silos. Il primo tentativo di USAF di sostituire Minuteman 3 fu nel 1986 con il programma MX Peacekeeper, ma il programma missilistico era troppo costoso e fu bocciato dalla politica, perché poi nel 1991 terminò la guerra fredda e l'USAF ebbe ad investire sulla tecnologia stealth di F-117, B-2 Spirit, i caccia F-22 ed F-35, tutti programmi costosissimi e per lo più con una valenza essenzialmente tattica, dato che il numero dei B-2 Spirit non sarebbero tali da poter sostenere il nervo del bombardamento aereo strategico. Il lanciatore LGM-35 Sentinel è il candidato a rimpiazzare i Minuteman 3, che seppur armi strategiche potenti, sono un nervo nucleare ormai vetusto con appena 3 MIRV rispetto alla capacità dei lanciatori russi, cinesi e indiani. Andiamo a vedere come ce la racconta invece Gemini sulla sostituzione dei Boeing B-52 e degli missili intercontinentali Minuteman 3. Ottima domanda! I programmi di rinnovo degli armamenti nucleari statunitensi sono argomenti complessi e in continua evoluzione, influenzati da fattori politici, tecnologici e budgetari. Per quanto riguarda i missili Minuteman III, programmi di estensione della vita, al momento, l'USAF ha implementato numerosi programmi per estendere la vita operativa dei Minuteman III, al fine di garantire una deterrenza nucleare affidabile fino a quando non sarà disponibile un nuovo sistema. Nuovo sistema. L'USAF sta lavorando allo sviluppo di un nuovo sistema di missili balistici intercontinentali, noto come Ground-Based Strategic Deterrent, GBSD. Questo nuovo sistema dovrebbe sostituire gradualmente i Minuteman III nei prossimi decenni. Tempi. Non esiste una data precisa per il completo ritiro dei Minuteman III e la loro sostituzione con il GBSD. Le stime attuali indicano che questo processo potrebbe richiedere diversi decenni. Per quanto riguarda i bombardieri B-52, modernizzazione. Anziché essere completamente sostituiti, i B-52 stanno subendo un processo di modernizzazione significativo, che ne prolunga la vita operativa e ne migliora le capacità. Nuovi armamenti. I B-52 sono stati equipaggiati con nuovi armamenti e sistemi di comunicazione, rendendoli più letali e flessibili. Integrazione con nuovi sistemi. I B-52 sono progettati per operare in sinergia con i nuovi sistemi d'arma e piattaforme, come i droni e i caccia di nuova generazione. Perché questi rinnovi sono così lunghi e complessi? Costo. Lo sviluppo e la produzione di nuovi sistemi d'arma nucleari sono estremamente costosi. Tecnologia. Lo sviluppo di nuove tecnologie richiede tempo e investimenti significativi. Politica. Le decisioni riguardanti il rinnovo degli armamenti nucleari sono influenzate da considerazioni politiche sia a livello nazionale che internazionale. In conclusione, i programmi di rinnovo degli armamenti nucleari statunitensi sono un processo graduale e complesso.
mentre i Minuteman III saranno gradualmente sostituiti dal GBSD, i B-52 continueranno a servire l'USAF per molti anni a venire, grazie ai programmi di modernizzazione. Per informazioni più dettagliate e aggiornate, ti consiglio di consultare le seguenti fonti. Sito web ufficiale dell'USAF. Potrai trovare comunicati stampa, rapporti e altri documenti relativi a questi programmi. Media specializzati in difesa. Pubblicazioni come Jans Defense Weekly e Flight Global offrono analisi approfondite sui programmi di armamento. Centri di ricerca. Istituti come il Center for Strategic and International Studies, CSIS, e il RAND Corporation pubblicano studi e rapporti sulle politiche di difesa nucleare. Beh, diciamo che un po' tutti sono capaci di rispondere alla domanda. USAF con cosa rinnoverà i vecchi Boeing B-52 e con cosa rinnoverà USAF gli obsoleti ICBM Minuteman III? Ecco, basta andare sul sito di armi strategico di qualche rivista e tutti vi sanno dire che i B-52 saranno sostituiti con i bombardieri B-21 Rider, mentre gli ICBM Minuteman III potranno essere probabilmente rinnovati con gli LGM-35 Sentinel, ma pochi vi sanno dire quanto segue. I B-52 non potrebbero passare per andare a bombardare la Cina, la difesa aerea cinese con i missili SAM e gli intercettori ne farebbe strage dei B-52, B-1 Lancer, ma anche i B-2 Spirit. I bombardieri strategici, per poter passare, si dovrebbero trovare davanti a una difesa aerea già distrutta. Quindi al pivot in China servono aerei, navi, sottomarini con un equipaggio oppure veli volant manned e robotici e satelliti capaci di resistere alla sindrome di Kessler, nonché servono piattaforme atmosferiche AWACS. Ecco, a mio parere la sostituzione dei Minuteman III potrebbe avvenire in modo molto lento perché la Cina ha molti IRBM, pochi ICBM, pochi SSBN e la Cina non potrebbe colpire tutto il territorio nordamericano, ma solo una sua parte. Quindi la deterrenza nucleare contro la Cina può essere ancora mantenuta con i Minuteman III. A mio avviso, i Boeing B-52 invece sono un progetto obiettivamente del 1950. Tutte le strutture hanno una fatica, necessitano di una sostituzione e a mio avviso USAF sarà proprio il B-52 a cui darà la priorità di rinnovo con una massiccia immissione di B-51 Rider per appunto sostituire tutti i B-52 Stratofighters in modo da poter far decollare i B-51 Rider per farli decollare appunto da isole del Pacifico ed USAF potrebbe quindi concorrere con Airstrike tattici quanto strategici con i propri B-51 Rider Stealth. Se quindi per i conservatori neocon americani il nemico principale è la Cina, i Boeing B-52 e i B-1 Lancer saranno presto sostituiti con una emissione massiccia di B-51 Rider che saranno in dominanza rispetto agli sparuti B-2 Spirit. B-2 Spirit, i quali a mio avviso saranno mantenuti in linea, però declassati a un ruolo tattico SEAD, Suppression Enemy Air Defense, per il pivot in China. E questi velivoli B-2 Spirit potrebbero benissimo decollare da base aerea a terra nelle isole del Pacifico. Se invece per i democratici e i teodem americani il nemico principale è la Cina, sarà annichilito con guerre batteriologiche. Però i teodem vorranno aggiornare la deterrenza nucleare USA con la Russia, perché obiettivamente il progetto Minuteman III è del 1970 ed è anche vulnerabile ad un attacco russo, dato che i russi hanno già in linea ICBM molto più moderni e capaci di trasportare quasi il triplo di NIRV e MARV portati dai Minuteman III. Ecco, allora i teodem andranno a sostituire prioritariamente prima gli ICBM Minuteman III
e l'introduzione dei B-21 Raider sarà solo limitata al contingente di B-52, e che saranno tenuti probabilmente ancora in linea i B-1 Lancer quanto i B-2 Spirit. E questa puntata è un po' tutto, ciao, alla prossima!